Davanti a 1000 spettatori, l'Union CS sfida nella rivincita di Coppa Italia il Dolomiti Belluno, tutti con il nuovo cappellino granata regalato dalla società. L'Union si schiera con il solito 4-3-3, formazione solita, con la novità dell'inserimento di Filippo Serena al posto di Burracci a centrocampo. Il protagonista dell'incontro è sicuramente il giovane portiere 19enne lituano Virvillas, che salva il risultato parando un rigore e al 94esimo con un grande intervento su Manfredonia. I primi 10 minuti sono di stampo bellunese, con due grandi occasioni, la prima di Bianchieri e poi Caprioni, ma al 19esimo arriva l'episodio che avrebbe dovuto decidere la partita e così non è stata. Il rigore per netto fallo in area di Baldassar. Si presenta a dischetto Mauri. Silenzio allo stadio, tiro sulla destra del portiere, parata strepitosa e manda la palla in calcio d'angolo a zittire lo stadio Ballarin. Alla fine del primo tempo lo spagnolo Perez tira botta sicura, ma Munaretto respinge in calcio d'angolo. Da segnalare l'uscita di Pellizzari, toccato duro da un brutto intervento degli avversari, entra Manfredonia che non lo ha sostituito nella maniera migliore con molte sbavature. Il secondo tempo è molto equilibrato. L'Union non prende occasioni da gol. Da segnalare un grande tiro di Beltrame in semi sforbiciata, ma la palla di poco supera la traversa. Al 94esimo, quando stanno per calare le tenebre al Ballarin, su calcio di punizione Sinani mette una palla filtrante in area. Sui piedi arriva la palla a Manfredonia, che a un metro a tu per tu con Virgilia stira, ma strepitoso l'intervento del lituano che mette la palla in calcio d'angolo, zittendo lo stadio che stava per venire giù se la pelota fosse entrata. Arriva un pari che fa sempre punti. Il Treviso vince con la Luparense, il vantaggio si accorcia a più 9. Domenica si va a San Martino di Lupari mentre il Treviso gioca con il Chions. In sala stampa il mister Andeluce elogia il coraggio di Mauro di presentarsi sul dischetto. Molte volte ci ha fatto vincere, questa volta non è stato così, ma va sempre elogiato per il coraggio. Dal gruppo tifosi Union CS è tutto, alla prossima! La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto. Per cui proponiamo dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, lo spritz, il prosecco e la birra, tutto a 3 euro, visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi, veniamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte col parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche sabato e domenica nel dopo cena per i nostri cocktail, i nostri drink.